Ok, aspetta. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, amen. Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova diretta di Crociera Cattolica, dell'Associazione Nazionale Crociera Cattolica, con la carissima amico Cristian Ignazio dalla Bolivia. Sono le 20:15, ore italiane, 14:15, ore boliviane. Come stai, Cristian? Tutto bene? Sto bene, carissimo, tutto a Ma posto. fissando praticamente di queste, non potevo che farlo con il carissimo amico, socio fondatore di Crociera Cattolica, Cristian Gonzalez. Allora, con Cristian praticamente inizio, volevo farti subito una domanda, prima di entrare nel merito della chiacchierata che faremo sul grande Monsignor Lefebvre, che al di là dei strascichi che abbiamo avuto con la Fraternità San Miracimo, rimane un grandissimo vescovo, un grandissimo padre della tradizione cattolica. Vado a prendere un attimo la foto di Sì. Monsignor Lefebvre per far capire. Ecco qui. Eccolo, Il sì. grande Monsignor Lefebvre a cui tutti quanti noi dobbiamo la sopravvivenza della tradizione cattolica e della messa cattolica di sempre e cose. Allora, volevo chiederti una cosa, Cristian. Allora, c'è stato Luciano, praticamente, che abbiamo fatto un bellissimo video dello Statuto di Crociera Cattolica, praticamente, e tu hai parlato di miracolo di aver fatto passare un simile statuto. Luciano dice che è compatibile aderire alla Crociera Cattolica con un'associazione aconfessionale, praticamente, come tutte le altre, praticamente si può mettere massoni, comunisti, eccetera. Vuoi spiegare a Luciano cosa significa la Crociera Cattolica e la regalia del Signore Gesù Cristo, e che praticamente è un'associazione che ha uno statuto che per miracolo, grazie a lui, è passato e soprattutto non ha nessun tipo di unione con nessun'altra associazione, soprattutto se uno si associa a Crociata Cattolica, non può associarsi naturalmente anche a associazioni aconfessionali. Spiegaglielo bene a Luciano, Cristian, vai. Vabbè, allora, prima cosa che bisogna dire è che con un nome così come Crociata Cattolica, secondo me nessuna associazione l'accetterebbe in primo posto, no? Ma è proprio perché, cioè, Crociata, il nome, cioè, Crociata Cattolica è il nome più politicamente scorretto che ti puoi immaginare. Cioè, allora, in primo posto, chi lo accetterebbe? Nessuno. Perché cosa vuol dire crociata? Crociata vuol dire non solo difendere dei valori, non è solo difendere certi valori dell'Occidente, ma crociata cattolica è difendere la fede, difendere il Vangelo, difendere a Gesù Cristo. Ecco, allora, secondo me, nessuno lo farebbe. Però anche se fossero disposti, noi stessi, diciamo, dovremmo cambiare il nome e cambiare gli statuti per fare quello. Perché non saremo coerenti con il nome e con gli statuti, cioè un crociato non si associerebbe mai con un musulmano, con un ateo, con un protestante, cioè un crociato ha i suoi ideali e non, cioè non lo farebbe mai. Cioè, se uno vuole fare quello dovrebbe riscrivere tutti gli statuti e cambiare tutto il nome, no? E soprattutto praticamente lui dice: ma questa associazione governo per il popolo, altri obiettivi, altre cose. Sì, ma è un'associazione aconfessionale. Spiega bene a Luciano la differenza fra un'associazione confessionale e un'associazione aconfessionale, come lo sono tutte quante le altre, anche nel mondo pro-life. Beh, Spiegherò infatti, bene. cioè, un'associazione aconfessionale, infatti, vuol dire che non professa nessuna religione, e poi che non solo quello tipo, un'associazione aconfessionale che è contro l'aborto, ad esempio, no? Che è contro l'aborto, cosa fanno loro? Loro semplicemente dicono di difendere certi valori d'Europa, certi valori dell'Occidente, diciamo, no? E difendere la vita. Ma loro non difendono a Dio, solo difendono i valori. Cioè, Bravo, questa è la bravo, differenza. Invece, bravo. un'associazione confessionale difende
i valori, ma soprattutto difende la regalità di nostro Signore, no? Bravo, Cristo, bravo. È proprio questo praticamente che spinse il grande Monsignor Lefebvre a scrivere questo praticamente. Allora, guardate questo, questa è una frase di Monsignor Lefebvre. Ricordiamo che il 25 marzo 91 morì Monsignor Lefebvre dopo essere stato scomunicato da Giovanni Paolo II, praticamente, dopo le quattro consacrazioni dei vescovi Monsignor Tisser, Monsignor De Gallareta, Monsignor Williamson e Monsignor Fellet, praticamente, e scrisse queste parole. Ma sono ancora più strane nel suo tempo spaventoso e rattristante l'audacia, la leggerezza e il spirito di uomini che si dicono cattolici, che sono di rifacere da in simili condizioni stabili sulla terra, al di sopra della Chiesa cattolica, il regno della giustizia e dell'amore, con operai venuti da ogni parte, tutte le religioni oppure senza religione, con o senza credenza, la cosiddetta confessionalità, purché dimenticano quanto li divide, le loro convinzioni religiose e filosofiche, e mettono in comune quanto li unisce, un generoso idealismo e forze morali prese dove possono. Quando si pensa tutto questo è necessario in forze, in scienze, in virtù soprannaturali per istituire la società cristiana e alla sofferenza di milioni di martiri, a illuminazione dei padri e dottori della Chiesa, l'edizione di tutti gli eroi della carità, è una potente gerarchia dal cielo e ai fiumi di grazia divina, tutto edificato, collegato, compenetrato dalla vita dallo Spirito di Gesù Cristo, la sapienza di Dio, il Verbo fatto uomo. Quando si pensa, diciamo, tutto questo, si è spaventati nel vedere nuovi apostoli intestardirsi a fare di meglio, mettendo in comune un vago idealismo e virtù civiche. E virtù civiche, vedi? Un vago idealismo, un vago idealismo, proprio di quello che stiamo parlando, Cristi. Che cosa vorrà? Valori. Bravi, valori, cose c'era, la giustizia, Che cosa produrranno? Che cosa per uscita questa collaborazione? Una costruzione puramente verbale e chimerica, in cui si vedranno luccicare a rinfusi una confusione seducente, le parole di libertà, di giustizia, di fraternità e di amore, di uguaglianza e di umana esaltazione, tutto basato sulla dignità umana mal intesa. Si attende un'agitazione tumultuosa, vede qua, lettere maiuscole, sterile per il fine proposto e che avvantaggerà gli agitatori delle masse, meno utopisti. Temiamo che vi sia ancora di peggio. Il risultato di questa promiscuità del lavoro, il beneficiario di questa azione sociale e cosmopolitica, può essere soltanto una democrazia che non sarà né cattolica, né protestante, né ebraica. Quello che sarà una religione più universale della Chiesa cattolica, riunirà tutti gli uomini divenuti finalmente fratelli e compagni di Dio. Non si lavora per la Chiesa, si lavora per l'umanità. A capo Jorge Mario Pepe. Vedete l'attualità di queste parole eccezionali. E ora, per base della più viva tristezza, ci domandiamo, venerabili fratelli, che cosa è diventato il cattolicesimo del Sillon. Ahimè, esso è stato captato nel suo corso dai moderni nemici della Chiesa ed ora innanzi forma solo un misero affluente del grande movimento di apostasia organizzato in tutti i paesi per l'installazione di una Chiesa universale che non avrà né dogmi, né gerarchia, né regole per lo spirito, né freno per le passioni, che con il progresso della libertà di vita umana ristabilirebbe nel mondo, qualora possa trionfare, il regno legale dell'astuzia, della forza e l'oppressione deboli di quelli che soffrono e che lavorano. Un profeta. Prego, Cristian, commenta Allora, queste parole con lei. ecco, infatti, cioè, cosa ha voluto fare la Chiesa, no? La Chiesa, quelli infiltrati che volevano distruggere la Chiesa, in realtà, cosa volevano loro? Loro dicevano, nella storia la Chiesa ha sempre parlato con autorità, la Chiesa sempre ha detto chiaramente, questo è bianco, questo è nero, questo è male, questo è bene, questo è peccato, questo è virtù. Questo è giusto, questo non è giusto, senza via di mezzo, senza grigi, senza tiepidezza, no? E senza ambiguità, che adesso è proprio la regola della Chiesa moderna. E invece, cosa hanno voluto i riformatori, o i rivoluzionari, è meglio dirlo, è di dire no, la Chiesa non deve essere l'unica autorità, ma deve dare luce di là e di qua, ma non dare un'autorità, ma è tipo illuminare, ma può essere una luce qualsiasi, cioè la Chiesa è una voce morale qualsiasi, è come dire, vabbè, la Chiesa, il governo sono le luci, capito? Non
non è un'autorità assoluta, è una luce in più. La Chiesa deve semplicemente collaborare alla società con questi valori, la giustizia sociale, il bene, il male, però è sempre con una collaborazione, capito? Non è la voce della Chiesa come autorità assoluta, è una voce in più, capito? Un'opinione, quasi come un'opinione in più. Questo è ciò che volevano i francesi all'inizio nella rivoluzione e l'hanno compiuto i rivoluzionari del Vaticano II, no? Ecco, perciò diciamo che è un cambiamento radicale, no? Sì, il discorso praticamente, quello che è rimasto nella storia di Monsignor Lefebvre, è quello durante la famosa messa di Lille del 76, quando fu sospesa a divinis da San Paolo VI, praticamente. E praticamente in quell'occasione gli fu presentato il messaggio di Paolo VI. Se l'avesse celebrato la messa con quello, sarebbero stati risolti i problemi con Roma. Invece, guarda che cosa disse Monsignor Lefebvre. Allora, lo facciamo a divisione, poi lo dividiamo questo, però perché merita di essere commentato, perché è un pezzo della storia, della tradizione cattolica a cui si ispira la Crociata Cattolica. Allora, in questo contesto dice... Vi disse, allora, voi potete vedere dalla semplicità di questa cerimonia, che non abbiamo affatto una cerimonia che avrebbe riunito una folla come quella che si era in questa sala. Abbiamo pensato che avremmo celebrato la Santa Messa il 29 agosto, come si era comune in mezzo a qualche centinaio di fede e regione di Lilla, come io faccio frequentemente in Francia, in Europa e anche in America, senza storia. Qual è l'oggetto vero di questa cerimonia? Nel corso che noi desideriamo pregare di cuore tra il nostro Signore Gesù Cristo, che scenderà tra pochi secoli su questo altare e che rinnoverà il sacrificio della croce di cui abbiamo tanto bisogno. Non sono io che mi sono definito capo dei tradizionalisti. Voi sapete chi l'ha fatto poco tempo fa in circostanze tutto solenne e memorabile a Roma. Si è detto che Monsignor Lefebvre è il capo dei tradizionalisti. Non voglio essere affatto il capo dei tradizionalisti, non lo sono. Perché? Perché sono anch'io un semplice cattolico, certo sacerdote, certo vescovo, ma che si trova nelle stesse condizioni nelle quali vi trovate voi e che ha le stesse reazioni davanti all'istruzione della Chiesa, davanti all'istruzione della nostra fede, davanti alle rovine che si accumulano sotto i nostri occhi. Io nel leggere queste parole mi viene la pelle d'oca, Christian. La fede di questo vescovo, Christian, prego, prego, la fede, la grande fede. No, una grandissima fede che in realtà, come ti dico, Monsignor Lefebvre, non voleva essere all'inizio il capo dei tradizionalisti o il vescovo dei tradizionalisti. Lui semplicemente voleva, come lui diceva, io semplicemente ho continuato a fare ciò che mi è stato trasmesso. Cioè, non ho fatto niente di straordinario, cioè straordinario, niente di rivoluzionario, niente di che. Io semplicemente ho continuato a fare ciò che mi hanno insegnato in seminario, ciò che ho fatto in Africa, quando lui è stato un grandissimo missionario in Africa. Ho continuato a fare lo stesso. E ci sono stati dei seminaristi che mi hanno chiesto di iniziare un seminario per avere una buona formazione cattolica. Questo è ciò che lui ha voluto. Non è che lui ha. In realtà, lui già era in pensione, lui era già pensionato quando lui stava a Roma, mi sa. Lui stava a Roma, era Congregazione dello pensionato. Spirito Santo. Lui stava già a Roma nei suoi ultimi anni come un vescovo pensionato che vuole stare un po' in pace, tranquillo. Però ci sono stati dei seminaristi che gli hanno chiesto, no, Monsignore, abbiamo bisogno del suo aiuto per avere una buona formazione. Allora lui ha semplicemente fatto ciò che gli hanno chiesto per la carità del Signore, no? Sì. Poi continua. Cosa infatti hanno avuto i cattolici liberali per un secolo e mezzo? Sposare la Chiesa con la rivoluzione, sposare la Chiesa con la sovversione, sposare la Chiesa con le forze distruttrici della società di tutte le città, la società familiare, civile e religiosa. Vedete qua la polia di queste parole che ricordo, il Monsignor Lefebvre le disse il 29 agosto 76, dopo oltre 40 anni, 45 anni, vedete qua come siamo combinati noi, eh? E questo matrimonio della Chiesa è scritto nel Concilio. Prendete lo schema Gaudium et Spes, vi troverete. Bisogna sposare i principi della Chiesa con le concezioni dell'uomo moderno. E che vuol dire questo?
Questo vuol dire sposare la Chiesa cattolica, la Chiesa di nostro Signore Gesù Cristo, con i principi che sono contrari a questa Chiesa, che la miano, che sono stati sempre contro la Chiesa. Esattamente questo matrimonio che sono andato del concilio degli uomini di Chiesa, non dalla Chiesa, perché già mai la Chiesa potrebbe ammettere una cosa così. Proprio un secolo e mezzo tutti i suoi pontefici hanno condannato questo cattolicesimo liberale. Infatti il liberalismo è condannato dalla Crociata Cattolica in articoli 2, 3 e 5. Hanno rifiutato questo matrimonio con l'idea di rivoluzione, con le di coloro che hanno trovato la vera ragione. I papi non hanno potuto mai accettare una cosa simile. Durante questa rivoluzione, dei cieli sono saliti al patibolo, dei religiosi sono stati perseguitati e anche assassinati. Cioè, oggi invece la Chiesa chiude le porte, chiude le cose, ormai si barrica e chi si salva chi può. Vedete la differenza della vera Chiesa, cioè lo spirito di militanza, Christian, è oggi invece praticamente lo spirito della paura. La paura regna, Covid, vaccino, cose, cioè, ormai le Chiese che si adibite a luoghi di vaccinazione. Prego, Christian, prego. Sì, infatti, cioè, allora, come tu dicevi, no, questa rivoluzione, che non è stata una riforma, ma è stata una rivoluzione, ha sposato i principi della rivoluzione francese, no? E, dicendo, vabbè, noi ci dobbiamo adeguare all'uomo moderno, ai principi, che se si può chiamare così, dell'uomo moderno, no? Questa è stata, diciamo, la grande tragedia, no? E adesso noi vediamo le conseguenze di quello, no? Perché Vediamo la tragedia. non è che le vedi subito le conseguenze, le conseguenze vengono dopo, però si sono fatte vedere abbastanza presto, soprattutto con la grande apostasia a livello mondiale di tanti sacerdoti. E vescovi che hanno voluto, e anche tanti fedeli cattolici che hanno voluto abbandonare la fede. E Infatti, sì. E infatti, proprio su questo, con il tuo commento, e ve lo dico, continua Monsignore Lefebvre, miei carissimi fedeli, quello che ha fatto la rivoluzione è niente a confronto di ciò che ha fatto il Concilio Vaticano II, niente. E sarebbe stato meglio che i 30, 40, 50.000 preti che hanno abbandonato la rota alare, che hanno abbandonato il loro giuramento fatto davanti a Dio, fossero stati martirizzati, fossero saliti al patibolo, almeno avrebbero salvato la loro anima, mentre adesso rischiano di perderla. Mi si dice che tra questi poveri preti molti sono già divorziati, molti hanno fatto domani il matrimonio a Roma. Cosa significano queste cose? E quando i religiosi hanno abbandonato la loro congregazione religiosa, i loro giuramenti che avevano fatto in maniera perpetua, hanno rotto il legame che avevano con nostro Signore Gesù Cristo per correre a sposarsi. Sarebbe stato meglio che anche loro fossero saliti al patibolo, almeno avrebbero testimoniato la loro fede. Invece praticamente è una chiesa che si è piegata al mondo e che non pensa più alla salus animarum, alla salvezza delle anime, e i preti, il Concilio Vaticano II, ha distrutto tutta la legalità divina del sacerdote. Prego, Cristian, prego su queste osservazioni, Ecco, se mi esatto. permessi di interromperti, di prego, prego. No, certo. Allora, infatti, cioè una delle prime cause, una delle prime, dei primi effetti del concilio è stato l'abbandono di tanti sacerdoti, l'apostasia di tanti sacerdoti, vescovi e posteriormente anche dei fedeli, no? Allora, diciamo, ai sacerdoti ha colpito di più perché loro hanno visto da vicino gli effetti di questa rivoluzione, no? E certamente questo ha provocato l'apostasia di questi sacerdoti che hanno abbandonato talari, insomma, il ministero, no? Che è una cosa gravissima. Poi anche un altro effetto di questo concilio che ha fatto del male al sacerdozio è stato la pedofilia nel sacerdozio, no? Questo è stato anche, questo una, anche un altro effetto. Perché? Perché prima, allora, guarda, omosessuali ce ne sono stati sempre nel mondo, però prima del concilio i seminari erano molto attenti. I seminari prima guardavano bene i seminaristi, il loro comportamento, se ci sarebbe qualche comportamento, ecco, disordinato, e se si rendono conto che c'è un seminarista che può essere omosessuale, non lo lasciano diventare sacerdote. Quello si faceva prima. Prima erano molto severi, molto, diciamo, erano molto attenti a queste cose. Invece, con l'introduzione ai metodi dei seminari moderni,
quello si è abbandonato. Adesso chiunque può entrare in seminario e dai, non devi fare tanti sforzi, non è che se ti scoprono ti cacciano via subito, no, fare scandalo ti premiano. Allora questo è stato un altro effetto, no? E poi certamente la nefasta messa di Paolo VI, che quello è stato l'inizio dell'apostasia dei fedeli. Infatti, guarda che cosa praticamente dice Monsignor Lefebvre. È proprio questa unione voluta dai cattolici liberali fra la Chiesa e la Rivoluzione, un'unione adultera. E da questo adultero non possono venire che dei bastardi. Dei bastardi, io leggo, guarda qua. Dei bastardi. E chi sono questi bastardi? Sono i riti. Il rito della nuova messa è un rito bastardo. I sacramenti sono dei sacramenti bastardi. Noi non sappiamo più se sono dei sacramenti che danno la grazia o se non la danno più. Noi non sappiamo più se questa messa ci dà il corpo e il sangue del nostro Signore Gesù Cristo o, no, o se non ce lo dà. È incredibile, eh? I preti che escono dai seminari e se stessi non sanno più che chi sono. E il cardinale di Sinsinnate a Roma diceva: perché non ci sono più vocazioni? Perché la Chiesa non sa più cos'è un sacerdote. E oggi è incredibile queste parole. E allora come potrebbe essa formare cioè, se non sa più cos'è un sacerdote? I preti che escono dai seminari sono dei preti bastardi. Essi non sanno più chi sono. Essi non sanno che sono fatti per sei all'altare, per offrire i sacrifici al nostro Signore Gesù Cristo, per dare a Gesù Cristo alle anime e chiamare le anime a Gesù Cristo. Ecco cos'è un sacerdote. I nostri giovani che sono qui lo capiscono bene, tutta la loro vita sarà consacrata a questa amara parola, a servire il nostro Signore Gesù Cristo nella Santa Eucaristia, perché ci credono alla presenza di nostro Signore nella Santa Eucaristia. Allora ti volevo fare due domande per questo. L'attacco al sacerdozio e poi praticamente non possiamo fare altro. Com'è possibile che dopo la morte di Monsignor Lefebvre, praticamente, la congregazione che lui ha fatto, la Fraternità San Pio X, sia ridotta così ad essere una succursale ormai di Bergoglio e di questa nefasta chiesa, dopo che praticamente il loro fondatore ha detto i preti che escono dai seminari sono dei preti bastardi, cioè ha usato dei termini che nessun altro ha mai usato. Prego Cristian, prego. È una delle cose, vabbè, guarda, nel suo tempo, nella storia, la Fraternità San Pio X come opera di Monsignor Lefebvre è stato un grande strumento di Dio, no? Certo. Però e certamente come grande strumento di Dio ci sono stati gli infiltrati, gente che diciamo che la vuole ecco distruggere, no? O che la vuole in un altro modo. E poi vedremo dopo, subito dopo, perché che cosa è successo. Sì. Allora, però rispondendo alla tua domanda, no? Purtroppo è così. Perché si è ridotta a questo? Vabbè, perché giustamente perché se tu lo diciamo con grande dolore questo, Se tu vuoi essere guarda, se tu vuoi essere in comunione con i papi tra virgolette, con i papi che hanno scomunicato il tuo fondatore, ma certamente che ci verrà molta corruzione. Cioè, anche se tu dici no, noi continueremo a criticare il concilio, noi continueremo a celebrare la messa, ma vogliamo essere in comunione con loro. No, anche se tu vuoi rimanere fedele agli ideali di Monsignor Lefebvre, già essendo in comunione con quei papi, la corruzione entrerà. La corruzione farà parte della tua organizzazione. Poi praticamente continua Monsignor Lefebvre, di conseguenza noi dobbiamo essere dei missionari. Questo è lo spirito dell'apostolato, della missione è sparito. Noi dobbiamo predicare il Vangelo, convertire le anime a Gesù Cristo e non dialogare con essi cercando di apprendere i loro principi. Ed è questo il dialogo con i protestanti che ci ha valso questa messa bastarda e questi riti bastardi. I protestanti ci hanno detto non vogliamo la vostra messa perché comporta le cose incompatibili con la nostra fede protestante. Quindi cambiate questa messa e noi potremo pregare con voi, potremo fare con voi delle intercomunioni, infatti,
Ricordiamo che addirittura Bergoglio ha tolto, ha eliminato le celebrazioni individuali da San Pietro, praticamente relegando nelle catacombe, nelle grotte clementine, 4 messe al giorno i preti tradizionalisti e praticamente togliendo completamente alle messe, ai signori che celebrano la messa di Paolo VI la possibilità anche di celebrare da soli. Potremmo fare con voi, potremmo ricevere i vostri sacramenti, voi potrete venire nelle vostre chiese, noi andare nelle vostre, tutto sarà finito, avremo un'unità. Sì, avremo un'unità, ma nella confusione, nella bastardaggine. Noi non vogliamo questo, mai la Chiesa l'ha voluto. Noi protestanti, noi vorremmo convertirli, ma non è amarli, il far credere che loro che hanno la stessa religione, la religione cattolica, ecco, questo è lo spirito, cioè. E questo si rifà alla Crociata Cattolica, cioè la religione cattolica come una santa cattolica apostolica romana praticamente, è l'unica ancora di salvezza per la salvezza delle anime. Prego, Cristian, prego. Esatto, allora, uno, cioè, Monsignore Favre ha sempre detto quello, no? Monsignore Favre sempre ha parlato con molta chiarezza. Lui diceva, bisogna dire le cose come stanno. Cioè, tanta gente si scandalizza che lui ha chiamato a Giovanni Paolo II un anticristo. Ma era un anticristo. Certo. Un apostata, l'ha pure chiamato apostata. Ha chiamato bastardi a quelli che abbandonano il ministero sacerdotale. Cioè, non è... Monsignore Favre non era un tizio che negozierebbe le cose innegoziabili, cioè perché queste sono cose innegoziabili, no? Poi un'altra cosa che Monsignore Favre era sempre, diciamo, disposto a dialogare, però sempre cercando la verità, cioè questa è la differenza, cioè il dialogo che ci propone Bergoglio è un dialogo dove io ti do la ragione, se tu sei sbagliato io ti do la ragione, cioè tutti e due siamo allo stesso livello nel dialogo bergogliano, no? E l'errore e la verità sono sullo stesso livello. Invece nel dialogo vero, diciamo, nel dialogo cattolico, è un dialogo dove, vabbè, c'è sempre dialogo, però io ti faccio vedere che tu sei sbagliato, che tu sei nell'errore. Bravo. Poi prosegue, e lo stesso accade con i massoni. Oggi si vuole dialogare con i massoni, non solo dialogare con loro, ma permettere ai cattolici di far parte della massoneria. Ecco perché Crociata Cattolica non è equiparabile a nessuna associazione che nell'articolo 3 e nell'articolo 5 ha vietato agli associati di aderire a ordini massonici e paramassonici. Per esempio, è capitato l'altro giorno, Christian, una signora che pure è presidentessa di un'associazione che si occupa contro i vaccini. Che praticamente io ho visto che faceva parte dell'inner well, praticamente. Ho detto, signora, non possiamo collaborare. Lei praticamente è paramassone. Ma non è vero, è vero, signora, perché l'inner well è legato al Rotary Club e nella mia associazione, articolo 3, articolo 5, è vietato praticamente, oltre ad associarsi, anche avere praticamente simpatia o qualsiasi legame con quella associazione. Vedete qua che inganno? E l'inganno ha le radici nel concilio. Ed è ancora un dialogo abominevole. Noi siamo perfettamente che le persone che dirigono la massoneria, almeno i responsabili, sono necessariamente contro nostro Signore Gesù Cristo. E queste messe nere che fanno, queste messe abominevoli, sacrilege che orribili che fanno, sono delle parodie della messa di nostro Signore. Ed essi sono delle oste consacrate per fare queste messe nere. Sanno che il nostro Signore è nell'Eucaristia, perché il diavolo lo sa che il nostro Signore è nell'Eucaristia. Essi non vogliono le oste che vengono da messe di cui non sanno se c'è il corpo di nostro Signore o no. Di questa. In relazione a questo, ti volevo chiedere un commento di un episodio. Per esempio, a Foggia, tu sei venuto a Foggia, ti ricordi Foggia? Cristo, ti ricordi Foggia? Praticamente, veglia indimenticabile, 13 febbraio 2020, prima del primo lockdown. Praticamente hanno trovato moltissime. Ci sono gruppi satanisti che girano nelle parrocchie, quindi solamente a Foggia sono successe queste cose. In modo eclatante, e che praticamente ci sono state trafugate 30 particole di oste consacrate, e tutto questo ho reso possibile soltanto grazie alle riforme post-congiari. Prego, prego, Cristo, prego. Certo, cioè, purtroppo, cioè, è così. Il rispetto. Allora, bisogna capire una cosa prima, che i satanisti, i massoni hanno sempre odiato la Santa Eucaristia, no? Hanno sempre voluto, insomma, distruggere le ostie, fare, insomma, come si dice, dei sacrilegi.
Però quello è una cosa, un'altra cosa che la Chiesa l'ha permesso, cioè questo è l'assurdo, infatti, questa infatti, è l'assurdità, infatti, che sì. La Chiesa ha insegnato, diciamo, grazie alla Chiesa che si è perso il rispetto per la Santa Eucaristia, grazie a questa nuova Chiesa, è che la gente non si rende conto cosa significa la messa. No, la gente, grazie a questa Chiesa nefasta, la gente non sa cosa vuol dire che c'è la Cristo presente in corpo e anima. La gente non lo sa, non lo sa perché la Chiesa ha fallito. E questo grazie anche al nuovo rito che hanno istituito. No? Infatti sto facendo sul canale, come tu hai potuto vedere, dei video piccoli, brevi, di spiegare le varie parti della messa tridentina, proprio perché la regalia del Signore Gesù Cristo è nella messa cattolica di sempre. Naturalmente l'ho messo come consiglio nello statuto proprio per dare la possibilità a tutti di avvicinarsi alla vera messa cattolica. Poi prosegue praticamente, quindi, per esempio, Monsignor Lefebvre, noi sappiamo che cosa comporta il dialogo con il diavolo. Non possiamo ammettere questo dialogo con i massoni, il primo dialogo di Eva con il diavolo. Non si dialoga con il diavolo, si predica a tutti quelli che sono sotto l'influenza del diavolo affinché si convertano e vengano a nostro Signore Gesù Cristo. Non si dialoga con i comunisti, si dialoga con le persone, ma non si dialoga con l'errore. Ma signore, che cosa accadrebbe se eserciti raggruppati della cortina di ferro la passassero, all'epoca ci stava ancora la cortina di ferro, la passassero se un giorno dopo i numerosi lutti del Soviet Supremo si arrivasse ad una maggioranza di questi eserciti piombino sui nostri paesi in questi giorni. Quindi un altro concetto molto importante di Monsignor Lefebvre è che non si dialoga con il diavolo, si Esatto. cerca converte le persone, invece qui il dialogo ha fatto diventare i cattolici praticamente protestanti, buddisti, e volimoci bene, e volimoci tutti quanti bene, e siamo tutti quanti felici e contenti. Prego, Cristo, prego. Esatto, come ho menzionato prima, no? La differenza tra il vero dialogo cattolico e il dialogo bergogliano, no? Che il dialogo bergogliano è quello che diceva, noi dialoghiamo e mettiamo l'errore e la verità allo stesso livello, cioè non devi dialogare con le persone, ma con l'ideologia, cioè tu dialoghi con l'ideologia. Bravo. Invece il dialogo cattolico, un dialogo sano, vero, è un Bravo. dialogo che tu lo fai con una persona, perché tu rispetti l'altra persona in quanto persona, però tu fai vedere chiaramente che quella persona è nell'errore. Quella è la differenza. Infatti, non si vuole più il terzo errore, e questo è il cuore di tutto. Ecco perché Crociata Cattolica ha una venerazione particolare per Monsignor Lefebvre. Eccetera, al di là di quello che c'è, perché merita, non si vuole, il suo prosegue, più il regno sociale di nostro Signore Gesù Cristo, crociata cattolica invece per la regalità di nostro Signore Gesù Cristo, col pretesto che non è più possibile. Infatti, in diversi paesi, mi ricordo De Mornay che disse: il regno in cielo, non in terra, non nei cieli, il regno sociale di nostro, il regno di Gesù Cristo, in terra non ci può essere il regno di nostro Signore Gesù Cristo, non è più possibile. E questo è lo segno della bocca e nunzio di Berna, continua il Monsignor Lefebvre. Lo segno della bocca è l'inviato del Vaticano, il padre Danis, antico rettore universitario ucraino, che è venuto a chiedermi a nome della Santa Sede di non fare l'ordinazione il 29 giugno. E era a Favigny il 17 giugno, mentre io predicavo le ritire seminariste. Mi ha detto: perché sei contro il concilio? Io ho risposto: è possibile, c'è il concilio, con il nome del concilio vedete che bisogna distruggere tutti i stati cattolici, che non servono più stati cattolici, dunque stati su cui regna nostro Signore Gesù Cristo. Questo non è più possibile. Oggi siamo arrivati praticamente a un passo dal nuovo ordine mondiale satanico, praticamente, in cui praticamente regnerà l'anticristo. Prego, Cristo, prego. Questo è un passaggio importantissimo. Certo, infatti, cioè, la gente, no? Con questa falsa ermeneutica della continuità e tutte queste cose, crede che ignorando il problema risolvono la crisi nella Chiesa. Cioè, c'è gente che Bravo, veramente bravo. internamente si rende conto, però dicono Sì, va sì, sì. bene. Sai, per essere un po'... Tiriamo a campare cose così, Esatto. tanto Vabbè, alla così. fine, sai,
possiamo dialogare, alla fine, sai, ermeneutica la continuità. Andiamoci a fare i vaccini tutto a posto, praticamente. Sì, come una signora stamattina a Campobasso, l'ho sentita dire praticamente: c'ho pure Covid, pur di morire, praticamente. Ecco, scompare di. Moi sono fatti il Pfizer e sto a posto, sono riuscito a sopravvivere. Prego, Cristian, prego. Infatti, cioè, questo allora la gente pensa che ignorando il problema si risolverà la crisi nella Chiesa, ma non è così. Se tu ignori il problema, non risolverai niente. Perché? Perché, ad esempio, cosa è successo con Benedetto? Certo, con Benedetto tanta gente ha ignorato il problema della crisi, e qual è stato il risultato? Bergoglio. Allora, infatti poi lo affrontiamo, sì, bravissimo, questo è il problema. Ecco. Infatti, continua Monsignor Lefebvre, non vi sarà pace su questa terra se non nel regno di nostro Signore Gesù Cristo. I stai dibattono ogni giorno, nei giornali vi sono pagine e pagine, televisione, radio, anche adesso con il cambio del primo ministro. Che faremo per addrizzare la situazione economica? Che faremo per ritornare il denaro? Che faremo per uscire da questa presunta pandemia, praticamente? I vaccini, non il Cristo, no. Che faremo perché le industrie prosperino? Tutti i giorni del mondo intero ne sono pieni. Ebbene, anche dal punto di vista economico, bisogna che il nostro Signore Gesù Cristo regni. Questa crociata cattolica vuole mettere al centro. Perché il regno di nostro Signore Gesù Cristo è giustamente il regno di quei principi di amore che sono i comandamenti di Dio e che mettono equilibrio nella società, che fa regnare la giustizia e la pace nella società. Ecco perché voglio fare questa importantissima diretta proprio nella Settimana Santa. Ed è solo nell'ordine, nella giustizia, nella pace, nella società che l'economia può reggere, che l'economia può rifiorire. Infatti, mo l'economia mondiale sta affondando perché Cristo non è più re e non lo vuole manco più nessun cattolico. Prego, Cristo, prego, è importante. E quindi ci vuole solamente questo talebano, questo troglodita, questo esaltato, che ha fatto un'associazione mettendo al centro la legalità di nostro Signore Gesù Cristo. Prego, Cristo, prego. Esatto, cioè. Perciò dicono, cioè, la gente che crede che per arrivare al bene o per trovare una soluzione bisogna mettere a secondo posto certi valori è sbagliata, cioè è nell'errore totale. Cioè, chi crede che, ok, ma ad esempio nel caso dell'aborto, no? Ah, ok, va bene, dai, facciamo un'associazione aconfessionale. La gente crede che magari lasciando da parte la religiosità compieremo il nostro obiettivo, ma non è così. Bravo Cristian, bravo, è così, questo è un messaggio per Luciano, per fargli capire che i principi di giustizia si possono instaurare solamente in una situazione confessione che mette la regalità in nostro Signore Gesù Cristo. E infatti, con Dio Monsignor Lefebvre, è il regno di nostro Signore Gesù Cristo che vogliamo. E professiamo la nostra fede dicendo che il nostro Signore Gesù Cristo è Dio. Ed è per questo che noi vogliamo anche la messa detta di San Pio V, perché questa messa è la proclamazione della regalità di nostro Signore Gesù Cristo. La nuova messa è una specie di messa ibrida, che non è più gerarchica, che è democratica, l'assemblea occupa più posto del prete, e quindi non è più una messa vera che afferma la regalità di nostro Signore Gesù Cristo. Per come dimora il nostro Signore, egli affermava la sua regalità con la croce. Gesù Cristo ha regnato col legno della croce, e infatti in questa Settimana Santa, con la Passione e tutto, meditiamo sulla croce, perché ha vinto il peccato, ha vinto il demonio, ha vinto la morte con la sua croce. Sono quindi queste tre magnifiche vittorie del nostro Signore Gesù Cristo, che si tratta di trionfalismo. Ebbene sì, certo, noi abbiamo proprio il trionfalismo di nostro Signore Gesù Cristo, è per questo che nostra Madonna ha costruito queste magnifiche cattedrali. Ecco, c'è. La scomparsa della croce significa la scomparsa, Cristian, della regalità di nostro Signore Gesù Cristo. Prego, su questa riflessione importantissima anche. Ecco, sì, cioè, questo è il fatto, no? Che la regalità del nostro Signore è praticamente scomparsa nella Chiesa moderna. Cioè, in pratica adesso Dio solo regna nei cieli e Gesù Cristo solo deve regnare nei cieli, Bravo. non in terra. Invece, cosa ha creduto la Chiesa sempre? La Chiesa ha creduto che tutti i cattolici, il nostro dovere è di lottare per il regno del nostro Signore Gesù Cristo, non solo nei cieli, perché lui già regna i cieli, in terra. Questo è il nostro dovere.
Infatti, nella nostra messa vogliamo professare il trionfo della croce di nostro Signore Gesù Cristo ed è per questo che ci inginocchiamo. Oggi ormai nessuno, io stavo in ginocchio oggi a Campobasso praticamente, ho la forza di inginocchiarmi pubblicamente perché sto sempre in ginocchio durante la messa, perché praticamente nella messa tridentina devi stare solamente in piedi alla proclamazione dei due Vangeli, poi sei sempre in ginocchio. Ed è per questo che ci inginocchiamo, che andiamo a inginocchiarci alla Santa Eucaristia. Se avessimo tempo, se non volessimo trattenervi troppo, avremmo già in mezzo a voi con il Santissimo Sacramento. Quindi anche questa cosa di inginocchiarsi davanti a Dio, che non ci si inginocchia più davanti a Dio, e mo si inginocchia davanti al Dio vaccino. Prego, Cristo, prego. Esatto, cioè uno adesso al vaccino e in generale al nuovo ordine mondiale, cioè Bravo. ti inginocchi al nuovo ordine mondiale, ti inginocchi al Bravo. cioè ormai inginocchiarsi a Dio è una cosa da talebano, da un medievale, capito? Invece inginocchiarsi alla TV, alla media, al nuovo ordine mondiale è un dovere adesso nel mondo, no? Questa è l'assurdità. Soprattutto poi, guardate qua. Io non ho avuto alcuna risposta da queste domande. Cioè, lui voleva, Monsignor Febbre, assolutamente proseguire ciò che ha sempre fatto, come tu hai detto, trahit quod accipit, cioè io vi trasmetto quello che ho ricevuto. Ed è per questo, e non la sospensione ad divinis, ed è questo che io non considero queste punizioni come punizioni valide, sia anacronicamente sia teologicamente. Io penso, in tutta sincerità, in tutta pace, in tutta serenità, che non posso contribuire con queste sospensioni, con queste punizioni in cui sono colpito, con la chiusura dei miei seminari, con il rifiuto di fare ordinazione, alla distruzione della Chiesa Cattolica. Cioè, lui non ha potuto contribuire all'istruzione della Chiesa Cattolica oggi, dopo 45 anni, da queste parole. Vediamo qua come stiamo combinati, Christian. Io considero l'ora della morte, quando nostro Signore mi chiederà che cosa hai fatto da grazia episcopale cerotale, io non abbia a sentire la bocca del Signore, tu hai contribuito con gli altri a distruggere la Chiesa. E invece tutti quanti stanno zitti oggi, zitti praticamente, e non si sente più una voce, a parte Monsignor Viganò e un pochettino Monsignor Snai, ma il resto zero, zitti, tutti quanti zitti. Prego, prego, Sì. Cristo, prego. Questo coraggio non ce l'ha più nessuno, eh? Prego, Cristo, No, prego. no, no, nessuno, nessuno. Purtroppo, ecco, come Infatti, ti ho in detto. un'intervista recente, Don Curzio Nitoglia ha detto praticamente la cosa che più mi fa male, l'ha detta proprio alla Confederazione di Triari, a Triari Web, praticamente Web TV, ha detto: mi fa più male che molte congregazioni tradizionali, i tradizionalisti, l'ho parlato senza fare riferimento in modo specifico, sono completamente piegati, Sì, piegati, sì. piegati. Prego, Cristo, prego. Esatto, no, perciò ti dico, cioè, le congregazioni sono piegate. Perché? Perché hanno paura, non hanno il coraggio del fondatore, perché in certo senso quasi tutte le congregazioni tradizionaliste hanno qualcosa a che vedere con Monsignor Lefebvre, diretta Certo, o bravo, indirettamente. perciò l'abbiamo Allora, bravo, bravissimo, certo. allora io ti dico, hanno paura, perché va bene, per diversi motivi. Quelli che magari stanno in piena comunione con Bergoglio è certamente ha qualche sanzione canonica, e quelli che stanno in processo di essere in comunione con Bergoglio, come i lefebvriani, hanno paura di essere esclusi definitivamente, no? Guarda qua, certi giornalisti qualche volta mi hanno chiesto: Monsignore, si sente isolato? Niente affatto, niente affatto, rispose Monsignore, non mi sento isolato, io sono in compagnia di 20 secoli di Chiesa e tutti i santi del cielo. Perché? Perché essi hanno pregato come noi, perché sono santificati come cerchiamo di fare noi con gli stessi mezzi. Allora sono convinto che essi gioiscono per questa assemblea di oggi e dicono: ecco almeno dei cattolici che pregano veramente, che hanno veramente nel cuore questo desiderio di preghiera, quanto questo desiderio di onorare il nostro Signore Gesù Cristo. I santi del cielo gioiscono, non dobbiamo essere sconfortati, preghiamo, preghiamo e santifichiamoci. Ecco, Cristo, ti volevo fare una domanda. Non c'è più questo desiderio della santificazione, cioè la Crociera Cattolica è sorta unicamente per la santificazione delle anime. Non c'è più questo desiderio delle cose del cielo. È terribile sta cosa. Prego, Cristo, prego. Una cosa terribile, Terribile, terribile. cioè ormai, guarda, ormai purtroppo anche nell'ambito tradizionalista, purtroppo tutto si è ridotto a
Va bene, dai, vai a messa tridentina la domenica e confessa le sporcizie che hai fatto durante la settimana e poi lunedì riprendi le sporcizie, no? Cioè, le Non ti schifezze che hai fanno fatto. uscire, non ti fanno emendare dei peccati, capito? Cioè, non c'è più questo desiderio di santificazione. No, no, esatto. Ma sai perché non c'è questo desiderio di santificazione? Perché c'è mancanza di militanza pure. Cioè, perché Bravo, bravo. la mancanza di militanza esteriore ti fa vedere come ti trovi interiormente, cioè ti fa Spiega vedere. bene questo concetto che è importantissimo, Cristian. Praticamente questo è un concetto importantissimo della militanza esteriore che ti fa Esatto. venire anche la militanza. Prego, spiega bene questa cosa, è molto Certo, perché importante. allora, qual è la conseguenza di un processo di santificazione? Okay, un processo certamente che non finisce mai mentre siamo vivi, però qual è una conseguenza che stai in processo di santificazione, che stai prendendoti la fede sul serio? È la voglia di lottare per nostro Signore Gesù Cristo, cioè la militanza cattolica. Che la militanza cattolica è una cosa che si vede, una cosa esteriore che si può dire. Cioè, militanza cattolica non è ogni tanto scrivere su Facebook che ne so, i vaccini sono cattivi, però basta, capito? Quello non è militanza cattolica. Militanza cattolica è Bravo. dire usciamo, capito? Militanza cattolica è dire, può essere una cosa semplice come tentare di convertire un amico, come una cosa magari più complessa come ciò che fai tu, ma è una cosa esteriore, una cosa che si vede. Sì, bravo. Allora, praticamente questo fu il discorso nel 76, Cristian, del grande Monsignor Lefebvre, e poi siamo arrivati alla data clou, che è il 30 giugno dell'88, cioè praticamente alla scomunica da parte di San Giovanni Paolo II e del cardinale Joseph Ratzinger, prefetto della congregazione della fede. È molto importante praticamente andare a leggere praticamente quello che scrisse Monsignor Lefebvre nell'omelia praticamente, nella Santa Messa per la consacrazione dei quattro minori Mesi della Fraternità. La leggerla integralmente, poi naturalmente il commento tuo è importantissimo per capire che i problemi, molti dicono no, buttiamo giù Bergoglio e salviamo Ratzinger, Wojtyła, che sono cose, ed è sempre un ostacolo impossibile per tantissime persone. Poi faremo altre dirette su Wojtyła, su Ratzinger, a voglia altre dirette, ma manca una vita, basta. Allora, mi sembra di sentire la voce di tutti quei papi, a partire da Gregorio XVI, Pio IX, Leone XIII, San Pio X, Benedetto XV, Pio XI, Pio XII, che dicono di grazie, che state facendo i nostri insegnamenti, la nostra predicazione, della fede cattolica? La state abbandonando? La state lasciando sparire da questa terra? Di grazie, continuate a conservare questo tesoro che vi abbiamo dato. Non abbandonate i fedeli, non abbandonate la Chiesa, continuate la Chiesa, perché a partire dal Concilio, ciò che noi abbiamo condannato, ecco che l'autorità romana e la dottrina lo professano. Com'è possibile? Noi abbiamo condannato il liberalismo, Crociera cattolica, noi abbiamo il comunismo, Crociera cattolica l'ha condannato, il socialismo, Crociera cattolica l'ha condannato, il modernismo, Crociera cattolica l'ha condannato negli articoli 2, 3, 5, il silonismo, tutti questi odi che noi abbiamo condannato, ecco che oggi sono professati, adottati, sostenuti dalla Chiesa. È possibile? Se voi non fate qualcosa per continuare questa tradizione della Chiesa che abbiamo dato, tutto sparirà, la Chiesa sparirà, le anime saranno perdute. Cioè, tutte le congregazioni tradizionali, come hai detto tu prima, devono tutto a Monsignor Lefebvre, perché se non ci Sì. fosse stato Monsignor Lefebvre, la messa tridentina, se non ci fosse stato questo grandissimo vescovo, la messa tradizionale cattolica sarebbe sparita dalla faccia della terra. Prego, Cristo, prego, questo passaggio Esatto, importante. cioè, perciò dicevo, cioè, tutte le congregazioni tradizionalisti devono, diretta o indirettamente, a Monsignor Lefebvre, cioè, anche i sacerdoti diocesani che celebrano la messa da soli, anche loro, diretta o indirettamente. Nei vari fossi, sì, Nei è vari vero, fossi. sì, E, certo. cioè, quella è una cosa che non si può smettere di riconoscere, e quella è una cosa che tutti quelli in buona fede lo riconosciamo, no? Però una cosa è riconoscere l'opera di Monsignor Lefebvre, un'altra cosa dire è, ah, va bene, sono tradizionalisti, sono preti, alla fine sono preti, hanno ragione, no? Cioè, non è così. Cioè, Bravo, una cosa è bravo. il fondatore, un'altra cosa sono i E seguaci, infatti, purtroppo. infatti, infatti.
Noi ci troviamo di fronte a uno stato di necessità, a uno stato di necessità. Abbiamo fatto tutto per provare che Roma comprendesse che bisognava ritornare a queste tune del venerato Pio XII. E infatti ci ha provato in tutti i modi. Poi dovremmo fare un'altra diretta, cioè per far capire Monsignor Lefebvre, tutti i nativi che ha fatto con Roma per evitare, fino alla fine. E loro temporeggiavano perché aspettavano che Monsignor Lefebvre morisse. E tutti i suoi Certo. predecessori, abbiamo scritto, siamo andati a Roma, abbiamo parlato, abbiamo inviato le lettere, Monsignor De Castromare, io stesso, diverse volte a Roma, abbiamo provato con questi colloqui, con questi mezzi, giungere a far comprendere a Roma che a partire dal concilio, questo aggiornamento, questo cambiamento che si è prodotto nella Chiesa non è cattolico, non è conforme alla dottrina di sempre della Chiesa. Questo ecumenismo, tutti questi errori, questa collegialità, tutto questo è contrario alla fede della Chiesa, in procinto di distruggere la Chiesa, addirittura adesso a San Pietro, sono vietate le messe individuali. Vedi quanto è quando questa omelia, fatta praticamente più di 30 anni fa, 33 anni fa, quanto praticamente è attuale questa omelia. È incredibile l'attualità di questa omelia. È per questo che siamo convinti che facendo tutte oggi queste consacrazioni, Monsignor Lefebvre insieme a Monsignor De Castromaier, noi obbediamo all'appello di questi uomini, di conseguenza l'appello di Dio, perché esso ripresenta il nostro Signore Gesù Cristo nella Chiesa. E perché, Monsignore, avete bloccato questi colloqui che tuttavia sembrava avere un certo successo? Precisamente perché, mentre apponevo la mia firma sul protocollo, nello stesso minuto l'inviato del cardinale Ratzinger, che mi portava questo Ecco. protocollo da firmare, mi consegnava la lettera nella quale mi si diceva di chiedere perdono per gli errori che faceva. Allora, in questo contesto, Christian, soprattutto per i nutelliani, molte persone in buona fede, quanto ha inciso Ratzinger nella dissoluzione conciliare e post-conciliare, Cristian? Tantissimo. Lui tantissimo. E lui perché, come ti dico, lui sia come cardinale che come papa. Lui cosa ha fatto? Lui voleva, tra virgolette, far sembrare che il concilio non contraddice la tradizione, no? E allora così prende i tradizionalisti e li porta al ramolimento, li porta all'accettazione del concilio, porta i tradizionalisti a dire cose come: ma il concilio non è eretico in sé, ma ciò che deve essere cambiata è l'interpretazione del concilio. Però questa è una cosa. Esatto, questo è ciò che ha detto sempre Ratzinger, ma questa è una cosa pericolosissima. Sai perché? Perché nessun concilio nella storia della Chiesa ha avuto bisogno di interpretazione. Un concilio è chiaro, cioè se un concilio ha bisogno di interpretazione è che è stato fatto malissimo. Allora non può esistere un concilio che ha bisogno di interpretazione. Cioè, in questo senso Ratzinger ha fatto più male alla tradizione che lo stesso Bergoglio. Bravissimo, bravo, bravo. Ascoltate queste parole di questo grandissimo mio amico, socio fondatore di Crociata Cattolica. Se io non so sono dell'errore, e se insegno degli errori, è chiaro che mi si deve riportare alla verità, allo spirito di quelli che mi inviavano questo foglio da firmare perché riconoscessi i miei errori. Cioè, se voi riconoscete i vostri errori, noi vi aiuteremo a ritornare alla verità. Attenzione, ecco questa la mentalità della rieducazione. Tu devi ammettere i tuoi errori e così poi ti rieduco a rientrare nell'ovile. È un po' il classico sistema massonico, cioè quello che stanno facendo. Tu devi praticamente, non è che, cioè non è che ti voglio obbligare a fare il vaccino, non è che ti voglio obbligare a fare quello, però se tu te lo fai, poi tu accetti questo, è meglio perché tu devi rientrare nell'ovile. Prego, Chris, questa è una mentalità molto, molto fine, di alto livello, Sì, eh. cioè, come ti dico, cioè, questo bisogna capire anche una cosa, no? Che i rivoluzionari modernisti non sono stupidi, non erano stupidi, loro sapevano che facendo uscire eresie più apertamente, certamente che ci sarebbero uno scandalo ancora più grande e magari qualche condanna più forte da qualche cardinale. Invece, facendo una cosa un po' più sottile, un po' più leggera come il concilio, che in realtà se uno si mette a studiarlo non è così, però almeno una cosa che apparentemente non è così, cioè una cosa ambigua, Perché il capito? linguaggio è molto subdolo, ambiguo, eccetera. E poi Esatto. infatti, Monsignor Lefebvre lo dice,
Di conseguenza è chiaro che per il Vaticano la sola verità che oggi esiste è la verità conciliare. Infatti Bergoglio, pochi giorni, l'ho detto pure nella diretta con Salvatore, praticamente ha detto che chi critica il concilio è fuori dalla Chiesa. Crociata Cattolica è fuori l'opera statuto, è fuori completamente e in modo irrevocabile. È Certo. lo spirito del concilio e lo spirito di Assisi. Ecco la verità di oggi. E questa non la vogliamo per niente al mondo, per niente al mondo. Ecco perché, costando questa ferma volontà dell'attuale Vaticano Romano di ridurre a niente la tradizione e di condurre tutti quanti in questo spirito del Vaticano II, in quello spirito di Assisi, noi abbiamo preferito ritirarci, viene a dire, non possiamo, è impossibile. Infatti andiamo nelle catacombe, nei fossi, negli strafossi e nei loculi. Non è possibile porci sotto un'autorità, perché viene a dire ci saremmo posti sotto l'autorità del cardinale Ratzinger, del cardinale Ratzinger. Cioè, nell'omelia dell'88, lui attacca molto il cardinale Ratzinger, cioè la stessa persona che poi nel 2009 gli toglie la scomunica ai vescovi. Toglie la scomunica ai vescovi, poi dobbiamo fare un'altra diretta su questo. Nel È 2000, quello un altro tema. è un altro tema. E nel 2007, praticamente, nel 2007, fa il summorum pontificum. Ecco, volevo dirti una cosa. Quanto ha inciso, due domande, Chris. Uno, lo spirito del Vaticano II e poi Ratzinger, che prima scomunica praticamente a Monsignor Lefebvre, poi dopo 30 anni toglie la scomunica a Monsignor Lefebvre, che ha detto cardinale, dicendo per tutti qua che si è convertito, che si è convertito. No, invece, per quale motivo, Chris, diciamolo chiaramente, ha tolto le scomuniche ai quattro vescovi e a Monsignor Lefebvre? Che dillo, 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 Cristo, prego, dillo, dillo. Beh, Per qua, il vero motivo, prego, il vero motivo prego. è per giustamente finire di distruggere la fraternità. Questo Bravo, bravo. è il vero motivo. Cioè, il vero motivo, perché Ratzinger si è reso conto. Esatto. Dall'interno. Ratzinger si è reso conto che dall'interno c'erano degli infiltrati, gente che vuole essere in comunione con loro. Allora, che facciamo? E certo, togliamo le scomunioni. E lasciamola, si distruggerà da sola, in poche parole. Bravissimo. E presidente di questa commissione dovrà dirigerci, ci mettiamo in queste mani e quindi nelle mani di coloro che vogliono condurci allo spirito del Concilio e allo spirito di Assisi. Questo non è possibile. E per questo che mi viene la lettera al Papa dicendo chiaramente: noi non possiamo mancare ogni desiderio che abbiamo di essere in comune con voi, dato questo spirito che regna oggi a Roma e che voi volete comunicarci. Preferiamo continuare la tradizione, conservare la tradizione, attesa che questa tradizione trovi il suo posto, attesa che questa tradizione trovi il suo posto nelle romane. Nello spirito delle Adriane Romane, questo era quanto è previsto dal buon Dio. Non sta a me sapere quanta tradizione troverà i suoi diritti a Roma, ma penso che il mio dovere è fornire i mezzi per attuare ciò che chiamerei operazione sopravvivenza. Operazione sopravvivenza della tradizione. Grazie a Monsignor Lefebvre, grazie a questo Sant'Ero Vescovo, è sopravvissuta la tradizione. Un'ultima osservazione, poi ne faremo l'altra, il proseguio, perché già siamo un'ora, Christian. Dello scandalo di Assisi disse queste parole, Monsignor Lefebvre, poi le cito e poi tu concludi con il commento di queste parole attualissime, perché molti pensano alla Pacamama di Bergoglio e non vanno a vedere nell'86 lo scempio di Assisi, molti sono scordati, invece Crociata Cattolica lo ricorda. Di fronte agli eventi attuali della Chiesa, di cui Giovanni Paolo II autore, in previsione di ciò che si rovina di fare a Taizé d'Assisi nel prossimo mese di ottobre, questo lo disse prima, lo scrisse prima, non posso fare a meno di indirizzare a voi per supplicarvi in nome di numerosi cittadini e fedeli di salvare l'onore della Chiesa umiliata come non lo è mai stata nel corso della sua storia. Se aveste visto la Pacamama, praticamente la Pacamama con i vescovi che la portavano con la lettica, praticamente che l'hanno portata dalla lettica a San Pietro, Monsignor Lefebvre sarebbe morto di crepacuore, già sarebbe morto di crepacuore. I discorsi e gli atti di Giovanni Paolo II al Togo, in Marocco, in India, alla Sinagoga di Roma, suscitano nei nostri cuori una santa indignazione. Cosa possono pensare di quei santi e le sante dell'Antico e Nuovo Testamento? È il primo articolo del Credo, il primo comandamento del Decalogo che sono derisi pubblicamente da colui che è seduto sulla Sacra Cattedra di Pietro. Lo scandalo è incalcolabile nell'anima dei cattolici. La Chiesa è scossa nei suoi fondamenta. Se alla fine della Chiesa cattolica un'unica arca di salvezza sparisce, la Chiesa stessa che scomparirà. Tutta la sua forza, tutta la sua attività soprannaturale ha per base questo articolo la nostra fede.
Giovanni Paolo II continuò a rovinare la fede cattolica pubblicamente, in particolare a Assisi, con il corteggio religioni previsto nella strada città di San Francesco, con la ripartizione delle religioni delle cappelle nella basilica perché vi esercitano i loro culti in favore della pace, come concepito dall'ONU. E oggi c'è Jorge Mario Bergoglio a concludere questo bel percorso. È questo che si è annunciato al cardinale Eccegarrie, incaricato di questo abominevole congresso delle religioni. Come è possibile che nessuna voce autorizzata, ti faccio questa domanda, questa domanda che praticamente si pose Monsignore Ferro, come è possibile che nessuna voce autorizzata si levi nella Chiesa per condannare questi peccati pubblici? Dove sono i Maccabei? Dove sono i Maccabei, Cristian? Grazie, buon martedì santo e grazie di tutto, Cristian. Vai, vai, concludi tu, Vivi. Allora, ecco, come tu dicevi, no? Sì. Quelli che adesso urlano e si scandalizzano per le cose che fa Bergoglio, dove erano quando Giovanni Paolo II ha fatto lo stesso? Scusami, un'ultima cosa, poi concludi. Queste sono le parole della scomunica di Giovanni Paolo II. Lettera apostolica in forma di modo proprio Ecclesia Dei, 2 luglio 88, di San Giovanni Paolo II. Per quelli praticamente, desidero subito rivolgere un appello allo stesso tempo solenne e commosso. Paterno e fratello, tutti coloro che finora sono stati in diversi modi legati al movimento dell'arcivescovo Lefebvre, affinché compiano il grave dovere di rimanere uniti al vicario di Cristo nella Chiesa Cattolica e di non continuare a sostenere in alcun modo quel movimento. Nessuno deve ignorare che adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica stabilita dal diritto della Chiesa. San Giovanni Paolo II, colui che distrusse, che mise, scomunicò i tradizionalisti. Prego, e concludi tu, Cristian. Ecco, allora, prima cosa che bisogna dire, ecco, come ti dicevano, dove erano quelli che adesso criticano a Bergoglio, però dove erano loro con Giovanni Paolo II? Bravo. Purtroppo. Questo, bisogna dire una cosa che molti dicono, va, Bergoglio, ad esempio, è andato contro il primo e secondo comandamento. Bergoglio ha fatto idolatria, ha fatto anche dei sacrilegi, ed è vero, hanno ragione. Ma che ha fatto Giovanni Paolo II? Ad esempio, Giovanni Paolo II ha baciato un libro di origine satanico come il Corano. Bravo. Allora ha fatto in certo senso un'idolatria. Poi ha ricevuto autorità religiose del buddismo, dell'islam, dell'induismo, di tante altre religioni nella Basilica di Assisi. Ha permesso. Il canonico dell'83 ha tolto la scomunica ai massoni comunisti. Infatti, e poi con questa preghiera ecumenica, chi prega con eretici è un eretico, e se lo fai dentro una chiesa, cioè dentro la casa di Dio, stai facendo sacrilegio. Cioè, se io ad esempio mi metto a pregare con un protestante, ma io non sono in una chiesa, sto facendo peccato di idolatria, di far parte di quell'eresia. Però se io lo faccio dentro di una chiesa cattolica, sto facendo sacrilegio. Cioè, questo è ciò che ha fatto Wojtyla, no? Condannato nella mortale humanimus di Pio XI. Esatto, c'è tanti sacrilegi, anche i sacrilegi che non solo ha fatto Wojtyla, ma anche ha fatto Paolo VI, che quando si è promulgata la nuova messa, cosa hanno fatto? Distruggere gli altari tradizionali, prendere le reliquie che prima tutti gli altari avevano una reliquia dei santi, e regalarli a chi? Agli ortodossi, ai scismatici. Questo è un altro sacrilegio. Allora bisogna essere coerenti, bisogna essere coerenti con noi stessi e coerenti con la verità. Chi dice che no, vabbè, condanniamo Bergoglio e lasciamo perdere Wojtyla, Ratzinger e Paolo VI, non è coerente con se stesso. Bravo. Allora proseguiremo quando tu sei disponibile, amico mio, grazie di tutto. Dobbiamo proseguire, grazie praticamente a te, sul fatto delle ordinazioni e il dialogo, soprattutto quello che disse in un'intervista interessantissima Monsignor Lefebvre nell'89, è molto interessante. Questa è la prima parte e poi continuiamo. Allora, certo. Una Ave Maria in onore tuo, della tua famiglia, in questa settimana santa, per tutti gli associati e per tutte le persone che si uniranno alla nostra associazione, Cristo. In nome dei Padre, Figlio, Spirito e Santi, Ave Maria, grazie per il nome,
benedica tu mulieribus et benedictus fructus ventris tu Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. E invochiamo la protezione di San Michele Arcangelo sull'Italia, sulla Bolivia e sul mondo intero. Sante Michele Arcangelo, difende nostri improelio contro di quizia, mensis diaboli est presidium. Impere Deus, supplices de precamo. Tuque, principes militiae celestis, sana liosque, spiris malignos, que de perdizione manimarum pervenandore in mundo, divina virtude inferno detrude. Gianluca Martone, presidente di Crociera Cattolica e l'amico fondatore, socio fondatore, amico carissimo Cristian Gonzalez, vi salutano dall'Italia alla Bolivia. Ciao, ciao carissimo. Cristian. Ciao Cristian. Ciao, carissimo. Andiamo per alla prossima. Pasqua. Buona Pasqua, carissimo.